Riprendiamo allora la parola al segretario per l'appello, grazie. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Cavanna, Sente. Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Quindi due assenti. Sono due assenti. Risultano 23 consiglieri presenti e due assenti, quindi riprendiamo la seduta. La parola alla consigliera Tittaferrante per spiegare un attimino la modifica dell'emendamento. Grazie. Dunque, allora, concordamente con la maggioranza abbiamo deciso di proporre un emendamento che non prevede il primo punto, ma che preveda l'insediamento di esercizi commerciali con la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, e che detti insediamenti devono essere collocati ad una distanza superiore di 500, a 500 metri da luoghi definiti sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazioni giovanili e oratori. Quindi questo è l'emendamento. Poi quello che si è deciso inoltre di presentare è un ordine del giorno che si impegna, dove si impegna, quindi si è deciso di scindere un po' l'emendamento proposto prima, proponendo un ordine del giorno per definire, per dare mandato all'amministrazione, alla commissione consigliare dell'urbanistica, di definire i luoghi sensibili aggiungibili, per l'insediamento di esercizi commerciali che collocano apparecchi per il gioco d'azzardo, lecito naturalmente. Grazie. Poi lo mettiamo in votazione l'emendamento modificato dal gruppo Sesto nel Cuore. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24. Il Consiglio approva all'unanimità. Quindi procediamo con l'ordine del giorno presentato sempre dal consigliera Tittaferrante. Se lo vuole illustrare un attimo nel dettaglio, prego. Ci hai detto prima sinteticamente, l'ha già risultato. Va bene, quindi. Se non c'è la dichiarazione dell'accettazione, lo mettiamo in votazione. Allora lo mettiamo in votazione l'ordine del giorno che ha spiegato prima la consigliera Tittaferrante. Lo vuole rispiegare ancora un attimo, per favore? Prego. Sì, l'ordine del giorno impegna l'amministrazione e la commissione consigliare relativa a quella dell'urbanistica a definire i luoghi sensibili aggiungibili a quanto specificato nell'emendamento per l'insediamento di esercizi commerciali con la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che sono diciamo più in relazione alla specificità della città di Sesto San Giovanni. Grazie. Quindi Ma c'è un testo scritto di questo ordine del giorno? È quello che sta adesso. consigliere Romaniero gliel'ha appena letto, integralmente gliel'ha letto. No, diciamo poi non so. Ed era già stato concordato con il suo capogruppo. Grazie. Quindi non c'è un testo Allora andiamo in scritto. votazione all'ordine del giorno. Grazie. Inizia votazione, grazie.
Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24. Il Consiglio approva all'unanimità. Quindi procediamo con la dichiarazione di voto su tutta la delibera, iniziando con il... Ah, mi scusi, ha chiesto la parola l'assessore per un, per una questione tecnica. Prego. Mi scusi Presidente, ancora una questione banalmente tecnica. Gli uffici mi segnalano che la tavola PR01, che riguarda gli ambiti del tessuto urbano consolidato, del piano delle regole, quella depositata e allegata alla delibera, per un mero errore materiale, perso i riferimenti, parte delle informazioni riguardante la base topografica, le cosiddette linee di base, strade, eccetera, eccetera. Quindi allego che risulti a verbale questo errore tecnico e allego la carta agli atti. Grazie. Grazie. All'assessore Marini, quindi procediamo con la dichiarazione di voto, iniziando con la consigliera Fanciulli del gruppo Giovani Sestesi. Prego. Scusi, Aiosa, mi confondo. Ormai vedi che a furia fare così poi la gente non capisce più niente. Perché abbiamo tutti e due i capelli ricci. Allora, grazie Presidente. Il nostro voto di stasera su questa delibera sarà un voto di astensione. Sicuramente è stato fatto un passo in avanti da quello che ci è stato spiegato in maniera molto, molto chiara durante la commissione. Sono state raccolte comunque le istanze e le incertezze normative che erano emerse nei mesi passati nelle varie commissioni speciali e nelle varie commissioni urbanistiche. Sul tema della chiarezza, sicuramente dalle specifiche che sono state fatte e spiegate dall'architetto Riganti, sicuramente ce n'è molta di più. Sul fatto di snellire e della minore rigidità abbiamo qualche perplessità. Le modifiche ci sembrano in molti tratti molto tutelative e in altri tratti è come se fossero in attesa di vedere un pochino che cosa succederà. Riteniamo che ci siano delle aperture che crediamo però andrebbero meglio definite, perché si fa fatica a capire che direzione vogliono prendere. Quindi questa sera il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta, prego. Favorevoli. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, buonasera, grazie. Il nostro voto sarà favorevole per due motivi essenzialmente, perché anche secondo me è corretto cercare di giustificare perché si vota in un modo piuttosto che in altro. Noi abbiamo praticamente, con questo diciamo che è stata deliberata e che stiamo approvando questa sera, mi auguro, si è cercata una maggiore chiarezza in tutto, ed è compito della politica fare questo, è intervenire per fare maggiore chiarezza su certe situazioni. Quindi cos'è una cantina, cos'è un androne e non forse chissà cosa sarà. E a noi in commissione sono brillati gli occhi a un certo punto quando l'assessore Marini ha detto, apro virgolette, se sbaglio è giusto che venga corretto, le dismissioni di stabili commerciali, edifici recenti e centrali nella città sono fenomeni che alla lunga portano del degrado all'interno della città. Un'eccessiva rigidità nel riutilizzo di questi edifici non è carina, adesso lo dico in termini, però mi sembra che sia stato detto questo. In effetti a noi sono brillati gli occhi quando si è parlato di recupero di edifici dismessi e di possibili quindi riutilizzi anche per diciamo affitto low cost o altre situazioni di questo tipo di edifici. Volevo aggiungere a questo infatti che secondo noi in futuro, visto che questo è propedeutica forse a qualcosa che faremo in futuro, dovremmo impegnarci per mettere al centro l'obiettivo di riqualificazione e recupero degli edifici esistenti, affrontando in modo innovativo il problema di degrado nelle città, non nella nostra, nelle città in generale.
Noi siamo del parere che bisogna quindi rigenerare invece che costruire ancora. E qui quindi questo è un orientamento del nostro punto di vista che va sicuramente sposato, il nostro voto favorevole cade a questo livello. Grazie. Grazie al consigliere Nossa, gruppo misto al consigliere Landucci, prego. Grazie. Ma il mio voto sarà di astensione perché ritengo che questa delibera sia al 90% una delibera tecnica che serve giustamente a rimettere in fase alcune cose che non hanno funzionato della prima, così, della prima scelta, della prima votazione che abbiamo fatto alcuni anni fa. Io credo che ci sia un eccesso di teorico di norme, anche perché poi se c'è una cosa che ho imparato dal punto di vista urbanistico, stando su questi banchi, è che poi in realtà con le varianti si può fare tutto. E quindi è chiaro che tutta questa selva coacervo di normative può avere un duplice rischio. Da un lato quello di dare la possibilità di bloccare l'eventuale non amico che presenta qualche cosa, mentre l'eventuale amico con la variante poi fa tutto quello che gli pare. Dall'altro lato anche il fatto che la complessità delle norme lascia ampio spazio anche agli uffici per intervenire troppo. Io credo che la chiarezza e la semplicità dovrebbero essere perseguite più chiaramente. Dall'altro lato, forse posso anche concordare con Nossa sul recupero degli edifici dismessi, sulla città sostanzialmente degradata. Devo dire che quello che ho visto di recuperi non mi è piaciuto quasi mai. Cioè, perché questi recuperi sono stati in genere, teoricamente non si è costruito di nuovo, ma si è ingigantito quello che c'era. Quindi sono molto così, sono molto perplessa sull'urbanistica in genere, non di Sesto, ma dell'Italia contemporanea, e quindi ritengo che purtroppo ci sia ancora troppa attenzione nei comuni ad avere la possibilità di controllare, e oltretutto è l'unico settore in cui i comuni hanno davvero un grande potere. E quindi come le regioni si sfogano sulla sanità, i singoli comuni si sfogano sull'edilizia, e temo che i risultati che abbiamo davanti siano il frutto di decenni di questo andazzo. Non mi pare che questo piano, che queste modifiche vadano nel senso di cercare di dare maggiore ordine, maggiore chiarezza. Anche la storia della monetizzazione, per esempio, dei parcheggi pertinenziali agli abbaini va nel senso di questa, come dire, di questo ignorare l'esigenza dei parcheggi perché sono una complicazione. E io non ho capito perché in Italia c'è questo odio per i parcheggi, che è un odio inveterato. Se poi sono sottoterra è una tragedia. Io lavoro praticamente a Sant'Ambrogio e ho vissuto la guerra che i comitati hanno fatto al parcheggio sotterraneo che il Comune di Milano ha voluto fare. Alla fine, invece di metterci 4 anni, ci hanno messo 10 anni, lo hanno appena finito, e devo dire che la piazza è diventata meravigliosa, perché è stata riqualificata. E questo con i box, tutte le città del mondo hanno i box sottoterra, hanno i parcheggi sottoterra, ma in Italia c'è un odio inveterato per queste cose. Quindi io, per esempio, non sono affatto d'accordo sulla possibilità di monetizzare mai i parcheggi. I parcheggi pertinenziali ci vogliono. Perché solo in Italia noi abbiamo dei casi, anche a Sesto, di officine, no? Di auto-officine che non hanno il posto per le macchine. E che quindi quando tu gli porti una macchina poi la parcheggiano lungo la strada, perché non hanno il posto per parcheggiarla dentro. Credo che sia l'unico caso al mondo, no? Così come ci sono negozi che non hanno mai il posto per il carico e lo scarico. E quindi chiaramente questo viene fatto normalmente in mezzo alla strada col camioncino che si ferma. Quindi da questo punto di vista la situazione è molto triste, e queste modifiche mi paiono sostanzialmente ininfluenti. Quindi credo che servano a correggere giustamente degli errori materiali che possono sempre capitare, la correzione quindi va bene. Grazie alla consigliera Landucci, gruppo Movimento 5 Stelle, e alla consigliera Franciosi.
Grazie Presidente. Per questa delibera il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. Grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda, prego. Grazie Presidente. Anche noi due parole da spendere per giustificare il voto tecnico di astensione, perché l'impianto, come è stato rappresentato da molti, della proposta di ordine del giorno e di delibera è fondamentalmente un riallineamento, un riaggiustamento. In alcuni passaggi abbiamo visto si modifica la locuzione centro commerciale, giusto per levare un po' lo sparacchio riclassificandolo, in altri si standardizza quello che già era una prassi dei 18 metri quadri di SLP per piano. Fondamentalmente si consolidano anche delle posizioni già assunte anche dall'ufficio tecnico del Comune. In altri si recepiscono ovviamente, ahimè, sentenze del TAR. Una cosa apprezzato nella lettura dell'intervento che aveva fatto in commissione dell'assessore è la critica all'eccesso di rigidità che ha questo PGT. Ricordo a me stesso che nel 2008, quando discutevamo agli albori del PGT, ciò che lamentavamo noi soprattutto era sulla città consolidata l'eccesso di rigidità nel consentire le modifiche, soprattutto quell'assoggettamento voluto dall'allora maggioranza e dall'allora giunta alla autorizzazione di giunta delle varie modifiche per superfici che comunque erano superfici non incidenti in modo notevole sul tessuto urbano, ma che di fatto hanno congelato oggi anche una qualsiasi ipotesi di recupero edilizio, perché se andiamo poi a vedere nel bilancio gli oneri di urbanizzazione abbiamo visto come ci sia una forte flessione in tutti questi anni, in parte dovuta sicuramente alla crisi economica e quindi al minor rischio di impresa che vanno a assumere i costruttori, ma in parte sicuramente legato a questa incapacità dell'amministrazione di aver regolato già dal 2008 sulla città costruita una rinascita. Apprezzo che oggi ci sia un parte, un mea culpa, diciamo, da questo punto di vista. Io auspico che il nuovo PGT punti soprattutto non sugli ambiti di trasformazione, ma punti soprattutto sulla città costruita. Ad esempio, un'idea che già avevo lanciato all'epoca e che bisognerebbe mutuare non solo a Sesto, ma diciamo nell'ottica del recupero edilizio e città costruita, è il riallineamento delle sagome. Perché spesso capita di vedere situazioni aberranti proprio da un punto di vista edilizio. Io credo che sia legittimo a questo punto auspicare un rilineamento. Un rilineamento vuol dire concedere più di quello che tecnicamente la norma urbanistica potrebbe concedere. Probabilmente così, però sarebbe anche un recupero anche visivo di un bel vedere. Vedere a fianco palazzi di quattro piani con un palazzo di due piani, magari in questo caso, ecco, di quel riallineamento dei prospetti è cosa buona e doverosa anche da studiare, se possibile, fattibile, in un'ottica di ricostruzione di questo nuovo e nostro nuovo PGT. È una sfida, sicuramente. Sesto si dice sempre che siete, diciamo, la città delle sfide, fate anche questa nuova sfida, diciamo, ecco, sicuramente sarebbe una buona cosa. Quello che mi attendo da voi è di vedere effettivamente un investimento sulla città costruita. Su questo è il vostro banco di prova del nuovo PGT, perché tanto sull'ambito di trasformazione ormai ne abbiamo dette e fatte di cotte e di crude, quindi staranno bene libero un altro po' di anni tranquillamente. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere Gianvecchio, prego. Grazie Presidente. Il nostro voto è chiaramente favorevole. Regole chiare permettono procedure snelle. L'esigenza è stata quella di dare agli uffici uno strumento chiaro che non lasci a libera interpretazione come è avvenuto in passato. E ne abbiamo comunque sentito il peso con le commissioni speciali. Scritte le regole si applicano. Queste varianti, oltre che dare dei chiarimenti su SLP, parcheggi pertinenziali, mette anche in risalto la reintroduzione dell'articolo 34 dell'NTA, indubbiamente necessario, poiché il ricorso al TAR da parte dell'azienda di telefonia ha fatto decadere questo articolo, che sicuramente con questa delibera viene reintrodotto mettendo in risalto e riprendendo le linee guida dettate dalla legge regionale 11/2001. Attenzione però, bisogna assolutamente dare delle regole certe a salvaguardia della salute dei cittadini, facendo rispettare le distanze e l'impatto architettonico.
intercedendo con energia presso la Regione Lombardia affinché siano i comuni a determinare attraverso il PGT di poter gestire i propri territori. Per questo il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere Gianvecchio. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone. Grazie presidente. Prego. Astenuti. Grazie consigliere Capone. Partito Democratico, consigliere Rivolta. Prego. Grazie presidente. Io credo che, come ho detto nel mio intervento in sede di discussione della delibera, noi questa sera facciamo alcune variazioni, ma nella sostanza diamo delle indicazioni per il PGT che verrà. Credo che appunto l'attenzione alla città costruita a Sesto, ma come in tutto il paese, l'attenzione alle trasformazioni delle città così come noi le conosciamo e la capacità di rendere più libere le trasformazioni e la capacità di cogliere le occasioni che a volte si manifestano nelle città deve essere un elemento che dovrebbe guidare le amministrazioni comunali nella definizione dell'urbanistica. L'intento di questa delibera, di queste modificazioni, è questo. Da questo punto di vista, pur come dire, condividendo alcuni degli ordini del giorno, in qualche caso li abbiamo anche votati o alcune questioni, io credo che dobbiamo stare molto attenti. Lo pongo come tema di discussione politica e non polemica. Nel momento in cui noi andremo a definire il PGT dobbiamo fare una scelta molto precisa tutti quanti in consiglio, cioè se deleghiamo alla politica più che alle norme tecniche dell'urbanistica le scelte che guidano le trasformazioni delle nostre città, perché alcuni emendamenti, alcuni ordini del giorno invece avevano la direzione opposta, che era quella di costringere in percentuali, in paletti e restringere il campo delle scelte e delle possibilità. Su questo dovremmo trovare il modo di fare una discussione libera, senza probabilmente lontane da una delibera, in modo da capirci, perché altrimenti il gioco è la maggioranza pone delle questioni e chi sta all'opposizione gli pone dei paletti o viceversa. Non è questione di maggioranza, di chi è maggioranza e di chi è opposizione, ma la dinamica del Consiglio rischia di inficiare una discussione che dovrebbe essere più propositiva e più produttiva. Sicuramente il PGT del 2009 si poneva l'obiettivo delle aree di trasformazione. Io, a differenza del consigliere La Miranda, credo che quell'attenzione, forse un po' sproporzionata, ci ha permesso di arrivare all'approvazione di un PI nel settembre del 2011 e fra qualche mese o fra un anno alla costruzione della città della ricerca della salute. Non è che gli atti non sono conseguenti, uno era prodromico all'altro. E credo che in questi giorni, tra l'altro, sia notizia di questi giorni che sta cominciando anche la bonifica delle aree, o comunque l'installazione dei macchinari per la bonifica, ed è una notizia pubblica. Quindi da questo punto di vista forse qualche cosa sta succedendo e chi ha votato contro il PGT e chi ha votato contro il PI di certo non ha favorito il percorso a cui noi stiamo andando incontro. Sempre per tornare alla rigidità degli strumenti e delle cose, ha ragione il consigliere La Miranda a dire che bisogna stare attenti a riporre e a porre sempre il vincolo dei passaggi. Peccato che lui questa sera abbia posto un ordine del giorno che chiedeva addirittura non il passaggio in giunta, ma il passaggio in consiglio rispetto a un cambio di destinazione d'uso. Certo, era su un tema che lui ritiene particolarmente sensibile, ma è evidente che se ognuno di noi pone le proprie sensibilità come quelle che devono guidare e mettere i paletti e limitare l'autonomia dell'amministrazione comunale e della giunta, e non arriviamo più da nessuna parte, perché ognuno di noi ha sensibilità diverse e ognuno di noi chiederebbe che ci fosse un passaggio rispetto a quella singola cosa, perché poiché la ritiene prioritaria nelle tutela dei propri interessi e delle proprie sensibilità,
inghiabbiamo tutto. Allora appunto dico, chiedo, credo che prima o poi si debba fare una discussione lontana da una delibera, molto franca e anche molto di principio rispetto all'urbanistica. In parte è vero, in questo paese che è fatto di regole, di norme stringenti, di codice e codicilli, sfugge poi la capacità della politica di dire ciò che è ha un senso e ciò che non ha un altro, perché molto spesso rispetta la norma, le leggi, le volumetrie, le percentuali, ma non rispetta quello che è la cortina degli edifici, che non rispetta il gusto e la sensibilità e il senso di una città. Ecco, questa credo che sia una discussione. Credo che le delibere di questa sera siano da questo punto di vista un passaggio che facilita. Rispetto ai posteggi, e vado a chiudere, è un dibattito infinito quello dei passeggi in questo paese, però credo che dovremmo guardare alle città europee che molto spesso pongono dei vincoli serissimi alla costruzione di nuovi posteggi, perché hanno scelto di limitare i posteggi e in questo modo di limitare il traffico e l'attraversamento delle città. È una scelta difficile, però forse una scelta che vale la pena di percorrere. Grazie al consigliere Rivolta. Quindi a questo punto sottopongo a votazione la proposta di delibera indicata al primo punto dell'ordine del giorno, adozione della variante del piano delle regole e del piano dei servizi. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti 8, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità, quindi inizia votazione, la seconda votazione, fine votazione, consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 16, 1 disperso. Consiglio approva. Può metterla, può dichiarare, prego. Dichiaro che il voto è in astensione. Grazie al consigliere Rita Ferrari. Quindi procediamo col secondo punto, adesione al patto dei sindaci per l'energia sostenibile. La parola alla consigliera Teormino come relatrice della prima e seconda commissione. Prego. Buonasera a tutti. Con la delibera che è in discussione questa sera andiamo a approvare il patto dei sindaci per l'energia sostenibile, ma soprattutto diamo mandato al sindaco di sottoscrivere questo patto in maniera da poter dare il via poi a tutte le azioni che sono previste in questo documento. Il patto dei sindaci nasce da un accordo europeo del 2007 dal titolo Energia per un mondo che cambia. L'intento di questo accordo è proprio quello di coinvolgere sui temi del risparmio energetico e dell'efficientamento le realtà locali, ovvero i comuni. Approvando questo documento ci impegniamo sostanzialmente a fare una cosa, ossia a ridurre del 20% e oltre, viene indicato sempre nel documento che citavo prima, le emissioni di CO2 entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo vengono indicati sempre nel documento alcuni passaggi obbligati, pena la decadenza dell'adesione al patto. Il primo di questi passaggi riguarda il fatto di dover stilare un inventario delle emissioni energetiche che interessa tutta la città, non solamente gli stabili comunali. Il secondo passaggio invece prevede prevede la presentazione del PAES, cioè il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, a distanza di un anno dall'adesione al patto, ossia dalla firma. In questo PAES bisogna indicare quali sono le azioni che si vogliono intraprendere per realizzare l'obiettivo, ovvero la riduzione delle emissioni di CO2. Il terzo passaggio invece, che avviene ogni 2 anni, e riguarda la presentazione del cosiddetto rapporto di attuazione, di verifica del piano. In altre parole, bisogna dire ogni 2 anni a che punto si è arrivati e quali azioni siano state concretizzate. L'adesione a questo patto prevede la predisposizione di strutture e di risorse umane.
e il coinvolgimento dei cittadini con campagne di sensibilizzazione e informazione affinché anche i cittadini possano fare la loro parte e possano contribuire alla realizzazione delle azioni previste dal piano. Nel corso della Commissione numerosi sono stati gli interventi, io ho tentato di sintetizzarli nella maniera spero più chiara ed esaustiva possibile. L'assessore Moltrasio ha spiegato che questo patto è già stato firmato da oltre 6.000 comuni in Europa, pari ad un totale di 192.000 cittadini coinvolti. L'adesione a questo documento corrisponde a ben due ordini del giorno, presentati in Consiglio nel novembre 2013 e nel maggio 2014, che richiedevano un preciso impegno in tema di risparmio ed efficientamento energetico, un tema peraltro ben presente nel programma del Sindaco e motivo principale della costituzione del distretto dell'energia del Nord Milano. Il primo interrogativo è arrivato dal consigliere Nossa, che ha domandato quali saranno i costi per il Comune in termini di strutture e anche di personale. L'assessore Moltrasio ha risposto che non sono previste assunzioni a seguito dell'adesione a questo patto. Il Comune ha già una struttura che può far fronte a questo nuovo impegno e si avvarrà di alcune necessarie collaborazioni esterne, in particolare di collaborazioni con l'Università. Sarà possibile poi andare alla ricerca di fondi anche di carattere europeo per attuare questo piano, cosa che risulta impossibile finora, poiché l'adesione al patto dei sindaci e la formulazione del PAES è condizione necessaria per accedere a contributi e finanziamenti. Vediamo se riesco a girare il foglio. L'intervento successivo ha riguardato invece l'assessore Piano, che ha fornito delle indicazioni secondo me molto utili. Il criterio del risparmio energetico, ha affermato l'assessore Piano, potrà essere un elemento e un criterio di valutazione, per esempio, da inserire nei prossimi appalti. Per esempio, negli appalti che riguardano i lavori pubblici, l'illuminazione, la manutenzione degli stabili comunali e persino le forniture. Ricorda che anche nel piano di dismissione degli immobili del Comune, i famosi 50 appartamenti, la quota di quanto introitato sarà utilizzata per investimenti di efficientamento energetico proprio sugli stabili comunali. Questo per dire che ci sono già delle azioni in atto o da porre in atto a breve da inserire nel PAES senza che a bilancio siano stanziati ulteriori soldi. Il consigliere Romagnello poi propone l'ammodernamento progressivo del parco auto comunale con l'inserimento di auto a metano, il che comporterebbe un risparmio in termini di carburanti di 15.000 euro e un minore inquinamento. È la volta poi della consigliera Tittaferrante che chiede chi garantirà la validità e la correttezza dell'inventario delle emissioni, ossia del primo passaggio necessario per aderire al PAES. Poiché questo sarà il punto di partenza da cui calcolare il 20% di riduzione delle emissioni e se il dato di partenza non è corretto verranno invalidate tutte le azioni conseguenti. Questa era un po' la riflessione che veniva fatta. In questo caso è l'assessore Marini a rispondere precisando che l'inventario delle emissioni è diverso da una semplice misurazione contestuale di cui si occupa prevalentemente l'ARPA. L'inventario delle emissioni segue infatti una logica parametrale, cioè viene formulato sulla base di parametri fissi e tabellari. Facciamo un esempio. Vengono raccolti dati relativi alle diverse modalità di riscaldamento della città, se con caldaie centralizzate, autonome o con il teleriscaldamento. E in base a queste percentuali il dato viene inserito in una tabella piuttosto che in un'altra a cui corrispondono determinati valori di emissione. La stessa cosa verrà fatta per il passaggio delle auto, per l'età degli edifici e via discorrendo. Quindi la correttezza dell'inventario sarà data proprio dalla bontà e dalla correttezza dei calcoli obbligati da precisi parametri. L'ultimo intervento riguarda la consigliera Franciosi che chiede se nell'inventario sia stato pensato di tenere conto delle emissioni del termovalorizzatore e perché non si affidi all'ARPA la formulazione dell'inventario energetico. La risposta al primo interrogativo è positiva e quindi nel calcolo dell'inventario saranno inserite le emissioni del termovalorizzatore, mentre per quello che riguarda il coinvolgimento dell'ARPA si è fatto presente quanto detto prima, ovvero che l'inventario delle emissioni energetiche è cosa diversa rispetto alla semplice misurazione di una specifica o circoscritta emissione, intervento di competenza dell'ARPA. Comunque viene garantito il coinvolgimento dell'ARPA durante altre fasi del processo di formulazione del PAES. Grazie alla consigliera Teormino. Apriamo
il dibattito su questa delibera. Prego. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Bene, della lista verso sesto approviamo pienamente la proposta di aderire al patto dei sindaci. Siamo coscienti degli impegni che questa amministrazione, a fronte dell'approvazione di questa delibera, dovrà adoperarsi per rispettare. Al di là delle scadenze tassative per le azioni da portare a termine entro il primo anno la presentazione del piano di azione per l'energia sostenibile e successivamente ogni due anni un rapporto sull'attuazione, la ratifica del patto credo debba avere un forte impatto su molte delle decisioni che un'amministrazione deve e dovrà prendere in futuro. Sarebbe infatti impossibile pensare di riuscire ad aumentare del 20% il livello di efficienza energetica o aumentare del 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile senza pensare ad una seria riqualificazione degli immobili del patrimonio comunale. Come è stato ricordato prima dalla consigliera Telormino nella sua relazione di commissione, appunto, questa cosa era già stata presente nel bilancio di previsione, cioè il piano di dismissione che prevede di reinvestire parte del ricavato dei 50 appartamenti che verranno messi in vendita. Il ricavato verrà utilizzato per riqualificare lo stesso patrimonio comunale, le stesse case comunali e per efficientare energeticamente il patrimonio nel suo complessivo. A fronte dell'inventario di base delle emissioni, che come punto di partenza dovrà essere il primo obiettivo, un obiettivo concreto da realizzare, credo che si possa aprire una proficua discussione sulla manutenzione degli impianti. Impianti che spesso, se sono lasciati senza interventi per troppo tempo, rischiano di deteriorarsi in maniera irreversibile, decadendo quindi anche, oltre che in efficienza, in termini di emissioni. È anche vero che la scarsità di risorse da impegnare per le manutenzioni va ad inficiare sulla qualità del servizio. Per esempio, il comfort degli edifici scolastici o degli impianti sportivi va a comporre anche quello il livello di prestazione del servizio. Diciamo che avere chiaro il punto di partenza, cioè sapere qual è la situazione attuale, la situazione dalla quale si parte per cercare di raggiungere questo importante obiettivo, è di primaria importanza per stabilire di quali e quante risorse abbiamo la necessità di reperire. E poi c'è anche il quadro nazionale, perché noi ci auguriamo che in futuro interventi di riqualificazione energetica possano essere esclusi dalle limitazioni di spesa imposte dal patto di stabilità. Anche perché l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi sono impegni comunitari, degli obiettivi per i quali l'Unione Europea si è data una scadenza, quella del 2020. Se le direttive europee richiamano alla responsabilità gli Stati membri, questi però purtroppo spesso non sono in grado di prevedere degli stanziamenti per raggiungimento dell'obiettivo. Ed è ancora una volta per questo che sono gli enti locali a dover fare scelte sempre più attente con uno sguardo rivolto al futuro. Si tratta di un cambio di mentalità forte e si tratta di avere sempre ben presente, ogni qualvolta si spende anche un solo centesimo, se quello che stiamo facendo va realmente nella direzione degli impegni presi. Una scelta coraggiosa e difficile, che crediamo però possibile da portare avanti, magari utilizzando anche strumenti di programmazione dei progetti che vanno al di fuori dell'ordinario. Le prime scelte giuste e concrete possono essere per esempio previste nei bandi pubblici, come si diceva. Per cui chi opera sul nostro territorio, cioè chi vince il bando, sia lui per primo un soggetto che dimostra di avere questo tipo di attenzione verso l'ambiente. Aziende che abbiano sposato gli obiettivi che sono paralleli al PAES, ovviamente è il comune che dà mandato al sindaco ad aderire al patto, a questo patto previsto in delibera per l'energia sostenibile, per la sostenibilità energetica. Queste aziende dovrebbero essere le prime, ci auguriamo, con un obiettivo concreto tramite la loro politica aziendale, a sposare questi obiettivi. Una proposta concreta si può fare a breve, come si diceva ci sono dei bandi che scadranno, si apriranno a breve due bandi. Il primo è quello sull'igiene urbana, più avanti, e ormai in scadenza anche quello sul Global Service, cioè che comprende la manutenzione degli stabili di proprietà comunale.
Noi facciamo una proposta, come è nostro solito, come l'abbiamo fatto anche in fase di bilancio di previsione, e diciamo che per esempio si potrebbe inserire delle premialità in termini di punteggio per quelle aziende che utilizzano per esempio mezzi elettrici o come era stato consigliato anche in fase di commissione dal consigliere Romaniello, dei mezzi a metano. Voi provate solo a immaginare delle raccolte di spazzatura con un mezzo elettrico. Cioè, oltre a consumare niente, cioè nessuna emissione di CO2, il silenzio, perché spesso e volentieri magari la spazzatura viene recuperata al mattino presto, e ovviamente i mezzi a motore che utilizzano un normale motore a scoppio hanno delle emissioni rumorose molto differenti da quello che potrebbe avere un mezzo elettrico. Credo però che questa trasformazione, cioè una trasformazione importante che, come dicevo prima, e come magari porterà anche il prossimo bando che verrà, che dovrà essere, che a breve uscirà, che sarà quello sull'igiene urbana, porterà dei forti cambi di mentalità. Una trasformazione culturale. E credo che a questa trasformazione debbano partecipare assolutamente tutte le forze politiche, debbano partecipare attivamente, senza differenze di bandiera, perché per attuare un cambiamento culturale è necessaria la collaborazione e l'impegno plurale di tutte le componenti che compongono questo Consiglio Comunale. Noi ci auguriamo che questo avvenga e ci auguriamo che in un futuro i cittadini di Sesto San Giovanni possano accogliere positivamente gli sforzi, perché saranno degli sforzi, che verranno con le scelte che farà questa amministrazione. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Chiesto la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Quello che penso è che ci vuole un cambio di passo, che deve essere prima di tutto culturale. La mia generazione, almeno per quello che mi riguarda, diciamo i coetanei che ho conosciuto io, nel primo periodo, diciamo così, adolescenziale, non c'era molto il tema, non era molto sentito il tema dell'ambiente, però si avvertiva l'esigenza del risparmio, soprattutto sulle utenze, come una vera e propria esigenza. Quindi io sono cresciuto in una famiglia che mi ha insegnato che quando uscivo da una stanza piuttosto che da una cucina di spegnere la luce. Ora questo non è più, diciamo così, un comune sentire. Noi vediamo molto spesso uffici pubblici, scuole, dove si fa un uso non propriamente corretto delle utenze. Luci accese, riscaldamenti che vanno anche se non ve ne è bisogno. E quindi quello che deve, diciamo così, essere portato avanti sicuramente, al di là di quello che poi sono le azioni concrete, è un passaggio culturale, trasmettere a tutti che il risparmio energetico non è solo una questione economica, è anche imparare ad utilizzare le risorse che non sono infinite. Ora, è chiaro che interventi sul comune di Sesto San Giovanni se ne possono fare, non sono così semplici, vanno pianificati e programmati nel tempo, non si può arrivare a fare tutto e subito. Qualcosa è stato fatto, soprattutto posso citare il discorso dell'illuminazione pubblica, poi magari l'assessore Tagliani ci potrà dare un ulteriore dettaglio, stiamo convertendo le lampade, diciamo così, dell'illuminazione pubblica ad un tipo di lampade che consuma meno e dura di più. Ora, possiamo anche da questo punto di vista prospettare una serie di interventi che possono essere micro interventi,
che nella loro totalità possono produrre degli effetti assolutamente positivi. Io in commissione ho citato il discorso delle macchine a metano. Ora, tra l'altro, credo di aver visto un documento della Consip dove appunto inseriva le macchine, le city car a metano nel listino di quelle acquistabili a un noleggio mensile inferiore di quello che in questo momento stiamo spendendo per il nostro parco macchine. Quindi, oltre ad avere un risparmio sul noleggio, avremo anche un risparmio sul carburante, sicuramente una miglioria per quello che riguarda la qualità dell'aria. Quindi ci vuole, diciamo così, al di là del documento, che comunque è importante, spero che sia il punto di partenza per individuare una strategia di medio e lungo termine, una visione e una volontà per fare micro interventi sulle situazioni più disparate. Ad esempio il nostro palazzo comunale, se potessimo dotare, diciamo così, degli automatismi per cui a un certo punto le luci che non servono vengono spente in automatico, cosa che è abbastanza voglio dire, facile da raggiungere, nel senso che c'è già la tecnologia per poterlo fare. Io vi posso portare l'esperienza della mia azienda, che è comunque uno stabile molto grande, dove attraverso l'utilizzo di sensori opportuni siamo riusciti ad abbattere i costi per l'utenza del 20%. Ora, questo lo si può fare quando si ha a disposizione un patrimonio immobiliare piuttosto concentrato. Noi da questo punto di vista paghiamo il fatto che il nostro patrimonio immobiliare è un po' frammentato, quindi fare degli interventi poi così su tutto quello che è il nostro complesso del patrimonio immobiliare diventa un po' più complicato. Però ci sono delle situazioni come questo del palazzo comunale dove si potrebbe magari cominciare a fare dei ragionamenti. Io immagino che qualcosa da questo punto di vista, poi magari anche l'assessore Piano può dirci quelli sono stati, diciamo così, i micro interventi o i macro interventi che sono stati già fatti e che sono in previsione di fare. Quindi, ripeto, al di là del documento, che è importante, che segna un punto di partenza, il salto deve essere soprattutto di carattere culturale, perché arrivare a ridurre del 20% le utenze del comune di Sesto San Giovanni significa liberare risorse per circa 1 milione di euro, se ricordo bene, perché complessivamente noi spendiamo intorno ai 5 milioni di euro per le utenze. Quindi sono soldi che comunque, invece di tenere la luce accesa in ufficio per 24 ore, potrebbero servire per altre cose. E su questo ci deve essere sicuramente una volontà politica e una macchina che comunque riesca in qualche maniera a far suo questo obiettivo. Quindi il nostro lavoro di consigliere è di trasmettere, per quanto c'è possibile, al di là delle norme, la sensibilità verso coloro che poi devono mettere in atto dei comportamenti che vanno nella direzione appunto del risparmio energetico. Grazie al consigliere Romaniello. Chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie Presidente. Dunque, innanzitutto il fatto di aderire al patto dei sindaci per l'energia sostenibile, secondo il nostro punto di vista, è un investimento per il futuro, è guardare al futuro e quindi investire, diciamo, non solo risorse economiche, ma anche, diciamo, risorse culturali nella città, perché anche sensibilizzando che si ottengono forse forme di comportamento più ecologiche o, se vogliamo, più economiche, rivolte alla distruzione dell'ambiente. È vero, investire per liberare risorse, probabilmente, ma soprattutto investire, secondo il nostro parere, per inquinare meno. E il fatto di investire per inquinare meno non è sempre un'associazione di risparmio, è sicuramente un'associazione di vivere meglio. È un'associazione di, se io inquino meno, rendo la città più vivibile, che è quello che si è sempre detto in quest'aula, il fatto di rendere Sesto una città
sicuramente con il traffico che ha e forse diciamo con, guardando alcuni edifici diciamo un po' obsoleta, e non solo, solo gli edifici comunali, il fatto di essere obsoleti, sono anche magari case sorte negli anni 40-50 quando c'era una fame di abitazione di un certo tipo, che non c'erano delle concezioni di costruzione di edilizia come ci potrebbero essere in questi momenti e che vanno sfruttate. Quindi sicuramente questo è il primo tassello di un mosaico, che è il fatto di addentare, passatemi il termine, il PAES, che quindi è il fatto di usufruire, di entrare in quel raggio d'azione di questi 192 milioni di cittadini europei, come si diceva inizialmente, per il fatto di crescere tutti insieme, crescere ecologicamente, e se si cresce ecologicamente si cresce anche con la cultura del rispetto. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Se non ci sono più interventi su questa delibera, trattiamo l'ordine del giorno presentato dal consigliere Nossa e dalla consigliera Antoniolli. Quindi, consigliere Nossa, vuole illustrare lei l'ordine del giorno? Prego. Sì, mi dispiace per l'ora, però lo leggo perché è chiaro. A questo ordine del giorno c'è anche la firma, anche se è virtuale, ma in realtà è effettiva, del consigliere Foggetta, della Federazione della Sinistra. Non è stata messa per un motivo che sono girate le carte, ma a onor del vero c'è e ne siamo altamente felici. Premessa, al fine di rafforzare l'adesione al PSES, che è il patto dei sindaci per l'energia sostenibile, l'adesione ha bisogno di atti concreti che si possono sviluppare anche immediatamente, modificando il piano delle regole del prossimo PGT. Da precedenti ordini del giorno presentati e approvati in questo Consiglio Comunale è emersa l'esigenza che le amministrazioni comunali debbano mettere in campo politiche rivolte al risparmio energetico, così come la nostra sta iniziando a perseguire, dall'adesione al PAES al ripristino barra copertura del tetto dello stabile di via Benedetto Croce, ma non è finita, con pannelli fotovoltaici, costruire ed ancora di più ristrutturare con l'obiettivo del minor consumo energetico possibile, ormai è una cosa facile, richiede un investimento tra il 10 e il 20% di costi aggiuntivi a quelli tradizionali, ma i benefici sono ben più rilevanti e non solo in un ambito economico, come dicevo in precedenza. Si propone di integrare il piano delle regole del prossimo PGT con l'aggiunta di un articolo che, in conseguenza della successiva delibera di adesione al PSES, ponga il risparmio energetico degli edifici di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione come elemento necessario ed inderogabile per il rilascio dei permessi previsti dalle norme del Comune di Sesto San Giovanni. Il tutto al fine di ottenere il massimo risparmio energetico possibile, con l'ambizione di arrivare al consumo zero e comunque non inferiori alla classe A. Questo ordine del giorno è, diciamo, simile ma non uguale a quello presentato nella delibera precedente dal gruppo dei 5 Stelle. Diciamo che ha delle formulazioni diverse, soprattutto nel campo del propone. Grazie. Grazie. Se non ci sono interventi, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Come osservavo prima, discutendo col consigliere Nossa appunto a fronte dell'ordine del giorno che ha presentato, sicuramente politicamente è un obiettivo quello che è indicato in questo ordine del giorno, condivisibile, e chi non vorrebbe che tutti, quando si fa una ristrutturazione, si mette a posto la casa e la si fa in classe A. In realtà è proprio questo, secondo me, che potrebbe diventare un problema, cioè specificare la classe energetica. Cioè, voi avete idea di quanto possa costare un serramento che ti porta ad avere una trasmittanza termica grande affinché tu possa avere la classe A, classe energetica A? Oppure gli interventi che ci sono da fare sugli impianti di un appartamento, cioè gli immobili nuovi costruiti in classe A hanno determinate caratteristiche. Non per niente hanno anche dei costi superiori ai normali appartamenti costruiti. È anche vero che a Sesto San Giovanni, essendo un centro di riscaldamento, è più facile ottenere la classe A, perché quello va a vantaggio del calcolo sulla classe energetica. Noi su questo ordine del giorno
ci asteniamo, ripeto, ma non ci asteniamo perché non condividiamo il fatto che sulla nuova costruzione o sulla ristrutturazione si debba andare in quella direzione, però mettere il vincolo della classe A, io ho paura che non si sia calcolato veramente che cosa può costare. Cioè, teniamo conto, per esempio, che per le ristrutturazioni delle case, se io volessi cambiare in questo momento gli infissi della mia casa, adesso il 60, fino al 31 dicembre ho il 65% di agevolazioni fiscali, dopo a dicembre avrò il 50%, l'anno prossimo chissà Dio che cosa avrò, probabilmente niente. Se dovessi fare un investimento di questo tipo, avendo l'obbligo di metterlo in classe A, perché qua si dice dal prossimo PGT, chi ristruttura con demolizione deve metterlo in classe A, avere un vincolo di questo tipo, secondo me, porrebbe dei grossi problemi, anche perché, voglio dire, sappiamo benissimo le condizioni in cui versano i conti correnti degli italiani, quanti soldi hanno in tasca. Porre un vincolo come questo vorrebbe dire soprattutto gli edifici e gli appartamenti più vecchi, cioè quelli che hanno una classe energetica più bassa, cioè che sono verso la C, se non verso la G, e quella ancora più bassa, vorrebbe dire che quegli appartamenti non li comprerebbe più nessuno e nessuno riqualificherebbe più quel patrimonio immobiliare. Grazie. Grazie consigliere De Noia. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal consigliere Nossa, Antonioli e Foggetto. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri votanti 24, contrari nessuno, astenuti 9, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Procediamo con la dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Aiosa. Prego. Grazie Presidente. Il nostro voto sarà sicuramente favorevole andando perfettamente incontro a quello che è stato detto dagli altri consiglieri per questo cambio di metodo, questo cambio verso il risparmio energetico che comunque assolutamente dovremmo fare e che comunque abbiamo affrontato in più commissioni. Abbiamo appreso durante la commissione dall'assessore Montrasio che comunque sarà un lavoro lungo, sarà un lavoro ancora tutto da programmare perché siamo solo all'inizio. Ci sembra comunque assolutamente indispensabile procedere verso questa strada e poi quando verrà redatto il PAES sicuramente ci sarà modo di condividerlo e di discuterne insieme. Grazie. Grazie. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Noss. Sì, grazie. Noi saremo favorevoli per quanto detto prima e anche perché l'adesione al PAES, non vorrei dire delle cose che magari possono, come dire, inficiare la discussione futura, mi auguro di no, è sempre stato un qualcosa che a noi come Sinistra Ecologia e Libertà piaceva ed è stato anche pronunciato fino al 2011 assieme a un'altra parola, che è un altro acronimo, che si chiama CRESCO, che sta per crescita compatibile, dove praticamente vi sono delle aziende che a costo zero aiutano le pubbliche amministrazioni e anche le imprese private su come gestire il proprio consumo di energia o il proprio CO2 che viene consumato per ridurlo all'interno delle proprie imprese. Grazie. Grazie. Gruppo Misto, la consigliera Landucci. Prego. Grazie. No, il mio voto sarà di astensione perché la cosa, naturalmente, sono quelle cose che mi pare abbiano più che altro un valore di testimonianza, che poi mi sembra che già ora la legge invita a fare case più efficienti dal punto di vista energetico. Volevo solo fare una notazione a quello che aveva detto prima il consigliere Rivolta. All'estero, almeno per quello che ho visto io, nei paesi più organizzati, quello che è proibito è parcheggiare in strada. A partire dal Lugano e poi a nord non c'è una macchina per strada. Mentre ci sono molti parcheggi sotterranei, molti silos in cui è obbligatorio mettere la macchina. Noi quando siamo andati già ancora molti anni fa a Parigi, era dove anche era permesso parcheggiare, non era mai permesso parcheggiare 24 ore di fila.
A Sesto abbiamo tonnellate di strade che sono completamente coperte di macchine che vengono spostate soltanto il giorno della pulizia settimanale. È una cosa incredibile. E l'amministrazione oltretutto punisce i proprietari dei box con IMU molto alta, un solo parcheggio pertinenziale per la prima casa e un pagamento di tassa dei rifiuti, comunque la vogliamo chiamare, di notevole peso, quando è evidente che il 99% dei box non fa praticamente immondizia. Quindi è chiaro che rendere più efficiente ed ecologica una città deve voler dire anche riuscire a costruire una città che non sia completamente bloccata dalle macchine. Quindi questo tanto per chiarire la mia posizione di prima sui parcheggi, che però continuo anche qui, perché è inutile continuare a parlare delle teorie emissioni zero, tutte le macchine elettriche che ci saranno forse tra 100 anni, benissimo, ma nel frattempo ci teniamo tutte le macchine con motore a scoppio, a benzina o diesel, che sono parcheggiate per strada. Anzi, una delle richieste fondamentali, devo dire, di tutti i residenti è di avere il parcheggio gratis. No, parcheggio gratis per poter parcheggiare sempre senza pagare neanche la sosta a tempo. È una scelta italiana che rende le nostre città sostanzialmente invivibili e che rende anche il traffico molto più congestionato, perché ruba intere corsie alla possibilità di scorrimento. Io mi ricordo anche qui, molti anni fa a Vienna, sui viali di scorrimento non c'era, era proibito parcheggiare. Era assolutamente proibito parcheggiare, perché i viali di scorrimento servono per scorrere, non per tenerci le macchine ferme. Quindi in questo credo che dobbiamo cercare veramente di capire quelle che sono anche le cose possibili. Poi avremo gli obiettivi, le macchine elettriche, tutto quello che sono dei bellissimi obiettivi, ma naturalmente penso che tutti siamo d'accordo che sono obiettivi un po' lontani, insomma, di cui vengono tutte le macchine elettriche. Io sarò sicuramente morta, quelli più giovani forse qualcuno lo vedrà, però comunque con molta... ma è questione di anni e decenni, no? Quindi da questo punto di vista non è una ipotesi immediata. Grazie. La consigliera Randucci, gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Questa delibera incontra tutto il nostro favore. Quando si tratta di discutere di riduzione di emissioni di anidride carbonica non possiamo che essere d'accordo. Però vorrei lasciarvi un paio di spunti di riflessione. Come scrivete in tutto questo discorso legato alla riduzione delle emissioni di CO2 la presenza dell'inceneritore? Seppur controllate nei limiti, comunque l'inceneritore emette gran quantità di anidride carbonica. Come iscrivete la costruzione del nuovo mega ospedale, se riusciremo a farlo partire visto che stanno arrestando tutti, con tutto l'aumento di veicoli che comportano una struttura del genere? Come iscrivete la realizzazione del PI Falco, del PI Bergamella, con la previsione di 20.000 abitanti in più e la conseguente presenza di traffico veicolare? Come scrivete in tutto questo la realizzazione del ring di Viale Edison con i previsti 1.400-1.600 automezzi concentrati in un'unica zona al giorno? Tutte queste sono semplicemente delle riflessioni che servono come spunto per procedere nella realizzazione poi di quello che sarà il PAES. Perché un conto, credo, è aderire a un patto e prendere un impegno e riuscire ad accedere ai fondi europei fondamentali ormai per i comuni, un altro è attivare poi il piano di risparmio energetico vero e proprio. Non è sufficiente creare delle strutture dotate di pannelli solari, ben venga però anche la loro creazione, per ridurre le emissioni di CO2. È necessario cambiare completamente l'idea che si ha di una città, in modo da renderla veramente sostenibile. E per il momento Sesto San Giovanni, a meno che non si cambi radicalmente registro in termini di produzione cementifera e in termini di gestione del traffico veicolare, è lungi dall'essere sostenibile. Detto questo, noi conosciamo tante persone, tecnici del settore, che hanno idea di come realizzare e trasformare una città tradizionale in smart city. Se vogliamo aprire il dialogo, di cui l'atto di stasera rappresenta la prima pietra, siamo più che disponibili. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliera La Miranda, prego. Astenuti.
Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Presidente, scusi, avevo prenotato per fare un voto difforme dal capogruppo, dal gruppo. Posso, o a termine della votazione. Consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Sesto nel cuore, consigliere Capone. Sì, grazie Presidente, visto allora cercherò di essere sintetico. Ma il nostro voto è favorevole, certamente questa adesione deve essere comunque accompagnata anche da una serie di politiche sul territorio perché non resti lettera morta l'obiettivo finale. E quindi anche noi riteniamo che sia auspicabile un dialogo un po' più ampio anche in Consiglio Comunale con le forze politiche per elaborare delle proposte concrete che diano una traccia in questa direzione. Grazie. Gruppo Partito Democratico, dichiarazione di voto, che è consigliere Rivolta, prego. Sì, grazie. Cercherò di essere breve e schematico. Io credo che l'adesione a questo patto sia un fatto importante. Non ho problemi a dire con molta chiarezza che è anche un cambio di rotta rispetto a quello che in questi anni si è fatto in questa città, perché sicuramente le politiche energetiche di questa città erano molto legate a un'idea di città industriale o post-industriale. E da questo punto di vista credo che in qualche maniera noi accusiamo un ritardo nell'attenzione alle politiche energetiche e alla riduzione delle emissioni di CO2. Ci si è concentrati molto sulla termovalorizzazione, la stessa gaffa, ma d'altronde ho una passione, sul teleriscaldamento. Siamo in una città che in termini di teleriscaldamento ha un primato assoluto, credo, quasi, non mi piace mai essere assolutista perché poi dopo c'è sempre qualcuno che ti smentisce, ma tra le città con la maggiore percentuale di teleriscaldamento, che non è cosa da poco, in termini di emissioni di CO2 e in termini di politiche ambientali. Quello che noi facciamo, che noi deliberiamo questa sera è un impegno a fare delle scelte per il futuro. È anche chiaro che qualora queste scelte non fossero rispettate si viene automaticamente esclusi da questo patto e dal patto successivo. Quindi ci sono degli impegni che non ci permettono di restare in una terra di mezzo. Una cosa che volevo dire anche prima, nella delibera precedente, dobbiamo avere tutti quanti chiaro che tutte le innovazioni e tutte le spinte che sono state pensate in questi anni in termini di risparmio energetico, però dobbiamo saperlo, portano in genere aumenti di volumetrie, perché così fino adesso è stata la normativa regionale. Questo noi dobbiamo saperlo quando continuiamo a ripetere che bisogna raggiungere la classe A, io sono perfettamente d'accordo. Probabilmente bisognerebbe per esempio incidere sulle normative regionali che collegano le premialità, che collegano il raggiungimento di questi obiettivi a premialità di carattere volumetrico. Questo per esempio è un obiettivo che forse bisognerebbe raggiungere tutti quanti, o comunque spingere perché sia raggiunto. Credo che dobbiamo concentrarci nella costruzione di un piano molto pratico, fatto di alcune azioni semplici ma immediate e concretizzabili, altrimenti rischia di essere un libro di buone intenzioni e poco praticabile. Sicuramente va coinvolto la cittadinanza, i portatori di interessi, quelli che intervengono oggettivamente nella città rispetto a queste cose. Dobbiamo anche sapere qual è la situazione di questa città e magari fare anche delle discussioni. È chiaro che il termovalorizzatore verrà catalogato e considerato. E soltanto dopo una catalogazione delle emissioni di CO2 facciamo una discussione che abbia come punto di partenza un'analisi della situazione, anziché porci come problema che nel momento in cui andiamo a votare il patto dei sindaci o il PAES l'obiettivo è arrivare a chiudere il termovalorizzatore, che poi possiamo anche condividere come obiettivo, ma è un processo poco razionale quello di non partire dalla catalogazione, che ci dice in effetti quali sono
le necessità e le forze in campo in questa città. Io sulla completamento del ring, poi noi possiamo inseguire tutti quanti anche piccoli comitati di quartiere, dobbiamo sicuramente incontrarli e cercare di capire. Guardate che quella è una tangenzialina votata moltissimi anni fa che ha l'obiettivo di evitare il traffico di attraversamento in città, perché non c'è nulla di più inquinante di un semaforo, di una fila di semafori rossi che fermano il traffico. Allora, cerchiamo di capirci. Su che cosa andiamo a fare e su che cosa vogliamo fare. Quella cosa lì serve per evitare il traffico di attraversamento di Sesto, perché noi siamo una città che paga uno scotto altissimo all'attraversamento e da questo punto di vista nelle azioni e negli impegni politici una nuova gestione del traffico e dei mezzi pubblici ha un significato fondamentale che può essere soltanto visto in un'ottica di città metropolitana, perché altrimenti noi ci facciamo il brodo, non ci possiamo fare nulla, ma è evidente che o si impedisce l'attraversamento della città da parte di tutti coloro che vanno a Marelli per non pagare la tariffa extraurbana, oppure noi continueremo a soffrire di quella cosa lì. Credo che, questo però permettetemelo come sfizio personale, degenerazione della mia professione, bisogna anche ragionare in termini di quantità di verde che noi insediamo, impiantiamo, piantumiamo, scegliamo qual è l'obiettivo in questa città, per esempio nel parco, nel prossimo futuro nascente parco della Bergamella, che è comunque di 190.000 metri quadri, perché nelle azioni di compensazione, di riduzione dell'emissione di anidride carbonica ci sta anche la capacità delle piante di contribuire a questo obiettivo. Grazie, devo concludere. Credo che siano tutte queste, una lunga serie di piccole cose che andranno fatte. Facciamone elemento di discussione quando sarà pronto il piano, però evitiamo di usarlo ognuno per portare a casa singoli obiettivi, perché altrimenti non ne usciamo tutti insieme. Ecco. Grazie, consigliere Rivolta. Allora, consigliere Di Stefano per dichiarazione di forma dal proprio gruppo. Grazie Presidente, giusto per dire che la mia sarà una votazione favorevole, grazie. Grazie consigliere Di Stefano. Quindi andiamo in votazione per l'adesione al patto dei sindaci per l'energia sostenibile. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 22. Il Consiglio approva. È prevista la seconda votazione per le immediate eseguibilità. Iniziamo la seconda votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti 2, favorevoli 22. Il Consiglio approva. Un attimo che... Allora, prima di fare l'ultima votazione per l'approvazione dei verbali, la parola al sindaco per... Prego. Grazie Presidente. È una comunicazione che riguarda la notizia che è stata... anche diffusa dall'amministrazione comunale tramite un comunicato stampa che abbiamo fatto avere a tutti i consiglieri comunali, che guarda l'emergenza profughi e come vi è stato inviato nella giornata della notte di sabato la questura di Milano ha deciso di collocare a Sesto una cinquantina di persone che sono arrivate nella notte a Malpensa. Di queste persone una quindicina sono già state, era previsto come dire che dovessero andare a Brescia e sono già state mandate a Brescia, e quando con l'assessore Piano siamo andati a vedere nello stabile di Via Forlani, che ripeto è un stabile privato nel quale noi non sapevamo che sarebbero arrivati, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo cercato di capire come era organizzata la situazione, ho chiamato immediatamente il prefetto, perché
Il non conoscere le situazioni non permette poi di governare anche la preoccupazione della città, che non comprende che cosa sta accadendo, quante persone stanno arrivando, come verrà poi governata, come verrà governato questo delicato passaggio. È chiaro che si parla, noi domani mattina andremo in prefettura, abbiamo proprio un incontro con il prefetto su questo tema. E per quanto riguarda la situazione specifica, cioè quella di questi, di queste, quelle che erano rimaste circa 30 persone, ormai una ventina, ma nelle prossime ore sono destinate a diminuire, perché sono, come dire, luoghi di passaggio quelli che vengono individuati in questi casi di emergenza. A me spiace una cosa, perché allora stiamo parlando di un'emergenza umanitaria, chiaramente. La preoccupazione è il governo della situazione, la preoccupazione dei cittadini e il governo della situazione che compete un'amministrazione comunale, è chiaro che devono andare di pari passo. E quando con l'assessore Piano siamo entrati, abbiamo visto delle famiglie, mamme con bambini piccoli, e giovani che cercavano disperatamente di mettersi in contatto con dei familiari nel nord d'Europa, e quindi stavano cercando di attivare i telefoni, i telefonini, tutto quanto, e chiedevano anche a noi un aiuto. E la cosa che mi ha colpito negativamente, ovviamente, è che per qualche ora ovviamente queste persone che arrivavano non preparate rispetto alla città dove sono state accolte, hanno lavato i loro vestiti e li hanno appesi fuori dalla finestra. Questo che è stato un episodio che è durato qualche ora e è diventato come una sorta di stigma cittadino. Noi appena siamo entrati, devo dire, siccome abbiamo colto questa, come dire, questo segnale visivo come un segnale che poteva portare una preoccupazione per la città, ci siamo rivolti subito al mediatore culturale che era lì dentro e abbiamo detto: guardate che è meglio che gli abiti vengano tenuti all'interno, e nel giro di 10 minuti questo è stato fatto. Allora, stiamo parlando di un problema molto serio che riguarda migliaia di persone. Chiaramente ciascuno è tenuto a fare la propria parte. Quello che chiederemo domani è che, se dovremo fare una nostra parte, dobbiamo essere anche messi nelle condizioni di conoscere che cosa viene deciso, e capire anche quanto una città è disposta, non in senso come dire, emotivo o di vocazione, ma quanto una città è possibile che si faccia carico di questo. Non è possibile sostenere né governare una situazione della quale appunto non si era assolutamente a conoscenza. Questo peraltro, visto che ho ricevuto non tante, però un po' di segnalazioni, non aiuta i percorsi, ahimè, di integrazione, perché poi diventa difficile, visto nell'opinione pubblica, la differenza tra profugo che è qui per motivi politici e che comunque sta cercando di fuggire anche dall'Italia per andare nel nord Europa, non c'è differenza tra questo e il Rom che infastidisce la quotidianità delle persone, cioè c'è una sorta di mettere tutto assieme che non fa ovviamente bene. Grazie. Grazie al Sindaco per questa informazione. Adesso passiamo all'ultimo punto, l'ultima votazione dei verbali delle sedute di Consiglio del 16 aprile, 22 maggio, 3 giugno, 9 giugno, 20 giugno, 7 luglio 2014, ore 20:30. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 20. Un voto disperso. Consiglio approva. Chi non ha votato? Consigliere Antonioli, voto dichiarata a verbale, prego. Allora, consigliera Pietra e consigliera Antonioli hanno votato voto favorevole. Grazie. La seduta è tolta e buonanotte a tutti. Grazie.